Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi video tutorial in collaborazione con l'azienda BBCraft. Realizzeremo insieme un accessorio per abbellire le nostre borsette o quant'altro, quindi un accessorio da borsetta, lo chiamiamo così in maniera generica. E per realizzare questo ci occorrerà il telaio per fiocchi, questo è il codice, la scatoletta contenente anellini e moschettoni in gradazione di misura differenti, questo è il codice. Poi la scatoletta che contiene gli aghetti con l'asola in bicolore che presi la scorsa collaborazione, li ho trasferiti in bustina perché mi viene meglio a conservarli nel cassetto delle minuterie. Poi mi serviranno ancora qualche sfera di pietra di Giada, se non ricordo male, presi sempre qualche collaborazione fa, e chiaramente un nastro per realizzarci il fiocchetto. Non ve l'avevo detto, l'ho dato per scontato. Non ve lo mostro perché sono indecisa se realizzarlo grande o piccolo ancora, e se impiegare dell'aiuta piuttosto che del raso. Questo lo valuterò in corso d'opera, vi mostrerò cosa ho deciso di utilizzare. E poi ho intenzione di utilizzare dello spago, se utilizzo quello in juta, per abbellirlo. Ma questi sono dei decori, ciò che conta è che vi mostrerò come utilizzare questo accessorio qui. Quindi parto subito con il tutorial e niente, ho detto tutto. Prima cosa andrò ad utilizzare il telaio per fiocchi, questo grazioso attrezzo che mi semplificherà la vita per molti versi. Già la scatola è vuota, ho messo fuori il telaio e i relativi bastoncini. Se ne trovano tre all'interno del pacco, ma due sono più che sufficienti per quello che andrò a fare. Ci sono diverse modalità infatti per realizzare i fiocchi. Io utilizzerò questa versione, che a mio avviso è anche la più semplice, perlomeno io l'ho capito. Sicuramente studiando meglio questa cosa, riuscirò poi a farne di varianti. Voglio fare un fiocco piccolino, quindi vado a posizionare i bastoncini a questa distanza. Utilizzo un nastro a piacere, io ho scelto questo in juta molto grezzo e faccio questo lavoro qui. Tengo un'estremità ferma e una lo faccio passare davanti e poi dietro, così, in questo modo. E poi quello davanti lo porto dietro, quello dietro lo porto avanti e nella parte inferiore annodo. Cerco di mantenere al centro questo nodino, vado a sfilare e il fiocchetto è realizzato in maniera corretta e perfetta. Andrò a tagliare le estremità bene, questo sia un po' rovinato, ma non importa. Cercherò di aggiustarlo meglio possibile e poi magari con l'aiuto di un accendino bruciamo le parti in modo da evitare che si sfilacci ulteriormente. Una volta che abbiamo realizzato il nostro fiocchetto, andremo ad utilizzare adesso la scatoletta con anellini e moschettoni. Vi rimostro il codice. Ho svoltato con questa scatoletta perché è utilissima, da quando è arrivata la uso veramente tanto tanto. E andremo ad impiegare innanzitutto, io li ho già usciti per brevità, l'anellino della penultima misura, quindi non quello grandissimo, ma una misura media, perché lo andrò a far passare nella parte centrale del fiocco. Poi mi servirà un moschettone, quello grandissimo per intenderci, e
invece una misura media di anellini o come preferite per creare una piccola maglia di catenina così fai da te utilizzando proprio gli anellini della scatoletta. Quindi cosa andrò a fare? Andrò a sistemare questo anellino qui nella parte superiore. Lo allargo utilizzando le pinze e lo faccio passare. Sposto tutto così vediamo se ho un'ottima messa a fuoco. Con pazienza, stringendolo bene con le pinze, passa senza difficoltà, insomma, perché scivola. Io ho un nastro grezzo, ma se ne utilizzate per esempio uno di raso, sarà ancora più semplice, ancora più facile da fare. Prima di chiudere, vado a impiegare i tre anellini qui, li vado a posizionare qui in questa parte e chiudo. Quando realizzate la catenina, accertatevi che gli anellini siano posizionati bene, che le estremità coincidano perfettamente e siano strette bene. Questi anellini sono abbastanza forti, ecco perché ho deciso di utilizzarli per questo ciondolino da borsetta, perché so che sia per l'uso che ne sto facendo, che non subirà uno stress eccessivo come potrebbe essere un portachiavi, sia per comunque la resistenza di questi anellini andrà perfettamente bene. Andranno perfettamente bene, scusate. Quindi la parte superiore del nostro ciondolino da borsetta è realizzata. Adesso andremo invece a sviluppare un po' di ornamento nella parte sottostante. Quindi adesso prenderò una misura ancora più piccola rispetto all'anello che abbiamo impiegato per la parte superiore. E come ho fatto per lì appunto, vado ad inserire l'anellino nella parte sottostante del fiocco, in questo modo. E qui vado ad adornare adesso con delle pietre. Aiuto, quanto è forte questo anellino. Metto via questo e prendiamo appunto un paio di pietre. Utilizzerò queste che ho preso per una collaborazione precedente e andrò ad utilizzare pure dei chiodini che sempre qualche collaborazione fa, presi in una scatoletta. Contenente sia in acciaio dorato, quelli in acciaio dorato che in quelli in acciaio inox, color acciaio appunto. Quindi utilizzerò qualche bastoncino di questo, dove andrò a metterci le pietre. Quindi formerò delle asolette. Sistemo e posso agganciare la prima sferetta qui nella parte sottostante. In questo modo metterò ancora un'altra sferetta. Magari vi risparmio questa parte e ci troviamo dopo con il montaggio già delle pietre al di sotto del fiocco. Io mi sono fatta prendere la mano e mentre che c'ero ho adornato
queste sferette con un po' di spago, molto molto grezzo come potete vedere, e ora stavo per fare anche dei nodini qui nelle code finali per evitare che si sfilasse, e poi comunque è pronto. Uno. E due. Aiuto. Ok. È molto molto rustico come ciondolo da borsetta, però devo dire che mi piace tantissimo questa macchinetta dei fiocchi, la chiamo così, è veramente adorabile e ve la consiglio in modo particolare. Il tutorial è finito, spero che vi sia piaciuto. Chiaramente era più concentrato su come fare il fiocco utilizzando il telaio che peraltro, perché comunque non ho fatto nulla di speciale se non mettere dei cerchietti e delle sferette giù. Bene, ci vediamo presto, vi abbraccio come sempre, ciao!